Buonasera a tutti. Oggi con il maestro Carmelo Caruso incontriamo la violinista Giovanna Pia Ferrara, che non è solo violinista, è anche docente, presidente dell'Associazione Culturale Brancacci e Musica, direttore del coro, insomma di tutto e di più. Carmelo, anche questa volta non ti sei smentito. Mi fai conoscere grossi personaggi delle eccellenze musicali, come nel caso appunto di Giovanna Ferrara. Un nome impegnativo. Lascio a Già. te ogni considerazione. Forse lei non sa quante volte abbiamo citato il maestro Franco Ferrara. Hai detto proprio bene. Franco Ferrara, nome di grande prestigio, nome importante per Palermo e per la musica in generale. Giovanna, non so se è parente o comunque ci sono delle parentele col maestro Ferrara, però questo è stato un argomento che abbiamo affrontato qualche tempo fa, ricordo bene, con la mamma di Giovanna ne parlammo in modo abbastanza approfondito. Beh, lei è una ragazza molto in gamba che io ho avuto il piacere di avere come allieva, diciamo, posso dire di averla cresciuta perché si è formata musicalmente proprio durante la mia direzione, quindi, e si è diplomata, credo, prima che io andassi via, finisse il mio mandato alla direzione del Conservatorio di Palermo. Quindi sono molto legato a lei perché un po' sulle orme della mamma, che è una donna molto poliedrica, che è impegnata in vari fronti, giornalista, insomma, vicina alle problematiche sociali, lei ha seguito appunto un po' queste orme. Ed è molto attiva nell'ambito sia musicale ma anche del sociale, cosa non diciamo da sottovalutare una città come Palermo, dove tu sai bene, caro Filippo, che questo è un aspetto molto importante nella vita del cittadino palermitano, almeno nella vita di quelle persone che hanno particolare attenzione, mostrano particolare attenzione verso questi problemi e questi aspetti della vita appunto cittadina. Lei è attivissima anche in ambito religioso, perché ha sviluppato tutta una serie di progetti insieme. Insomma, poi te ne parlerà lei ovviamente No, anche nei dettagli, ma diciamo sono molto contento di averla avuta accanto nel periodo della mia direzione proprio per questa sua particolare propensione. Scusate. E quindi la seguo direttamente e indirettamente perché mi arrivano sempre sue notizie. Lei, devo dire, mi invita sempre a manifestazioni, che sono tantissime, perché veramente è una ragazza che non smentisce mai la sua fama di persona, come dire, che ha sete di conoscere esperienze nuove e anche di sperimentare situazioni che coniugano perfettamente la musica con l'aspetto, diciamo, della vita Dobbiamo sociale. verificare anche se ama parlare, quindi lasciamola parlare. Tra l'altro, vedo che ha un curriculum abbastanza nutrito, mi ha riempito di documenti, ho cercato di dare qualche lettura, però la migliore poi soluzione è quella di lasciare parlare l'interlocutore in modo da sentire dalla sua viva voce, cosa effettivamente, qual è la sua storia, cosa effettivamente si sente di dire. E allora, Giovanna. Intanto volevo ringraziare il maestro Caruso per avermi invitata a questo programma. Io ho un bellissimo ricordo del maestro e lo ricordo con affetto perché Prego. io da circa 11 anni mi sono trasferita nel quartiere Brancaccio e nel 2013 ho fondato l'Associazione Culturale Brancaccio e Musica, la nostra associazione, appunto, la quale io sono il presidente, si occupa appunto di divulgare e diffondere attività culturali, musicali ed artistiche nel quartiere Brancaccio, per tutte le persone di fascia di età, diversificate.
inoltre il messaggio che noi vogliamo dare è quello di coesione e fratellanza. Inoltre, per quanto riguarda le nostre attività, noi ci occupiamo, facciamo convegni, workshop, concerti, attività musicali, collettive. Quindi tutto incorniciato da un messaggio di fratellanza sull'esempio del Beato. Ma c'è un collegamento con il Centro Padre Nostro? Questo mi interessava sapere. No. Quindi voi agite in maniera, autonoma, sì. Inoltre, appunto, in seno all'associazione ho fondato la Corale Teotokos, e appunto con la Corale Teotokos ho voluto portare avanti anche le radici della musica bizantina. Ma spieghiamo il perché, perché già il nome dice tanto, però spieghiamo le vostre origini, appunto. Allora, io sono cugina del ormai vescovo deceduto, mio cugino Sotir Ferrara. Sotir Ferrara è stato un vescovo di Piana degli Albanesi, già nominato nel 1989, è stato un grande direttore di coro, un compositore, un grande esecutore, ha registrato tantissimi brani, ha diretto, ha fatto molti concerti in Italia e all'estero, quindi io ho svolto la tesi di laurea, perché sono anche laureata a lettere, sulla Corale Demetrio, che lui appunto fondò e diresse per 20 anni. Assieme a questa, questa ricerca di studio, io appunto ho fatto delle ricerche particolari sui canti degli Arbresh di Sicilia, dove appunto erano contenuti in due CD che sono stati appunto raccolti in questa edizione di raccolta di canti, canti tradizionali degli Arbresh di Sicilia. Quindi questo coro canta questo tipo di canti? Sì, questa corale non esiste più perché appunto col tempo via via gli elementi sono andati però via, però ci sono i CD, sì, ci sono i CD a testimonianza di tutti i concerti. Quindi, per esempio, in lingua albanese, chiaramente. Arbresh, sì, Arbresh, e anche in lingua greca, appunto, il canto bizantino cantato a cappella in lingua greca. Io penso che quando un musicista svolge la propria attività allargando il campo d'azione, soprattutto come nel caso di Giovanna, in ambienti come Brancaccio, dove sappiamo tutti che la necessità in questi quartieri è quella di avere altro rispetto a ciò che quotidianamente questi quartieri, di quello che godono quotidianamente nel piccolo, penso che sia molto meritorio. Intervenire attraverso la cultura è la cosa migliore, perché soltanto trasformando il male nel bene si può combattere il male. E quindi cosa migliore dell'arte, e quella musicale in particolare, nelle sue varie sfaccettature, non c'è, penso, è una mia personale posizione. Voglio chiedere io a Giovanna, che cos'è Meridiem?
Meridiam intanto perché ho è... letto di tutto, è forza di volontà, energia positiva, capacità di trasmettere Esatto. forza nuova, verità, cioè io ho qua davanti Allora, un trattato. Meridiam è un brano che ho composto e che è stato scelto per gli stati generali delle donne per rappresentare le donne di tutto il mondo a Expo Dubai nel padiglione Italia. Ecco, Meridiam, intanto il titolo deriva dal latino che significa bagliore. Ecco, il bagliore è quel raggio di luce che si vede, che si intravede al sorgere del sole Ma tu e non al dai solo tramontare questa del sole. definizione, ne dai tante altre. Sì, Perché? perché ha le sue sfaccettature, è un raggio di sole che pervade, che è pieno di caleidoscopiche sfaccettature armoniche, quindi meridiem è vigore, folgore, è luce, è un'energia che pervade l'anima e che comunque trasmette energia positiva. Il brano è stato pensato per far stare bene chi lo ascolta e trasmette appunto note di dolcezza, di serenità, inoltre appunto narra la storia di una donna che ha i suoi ostacoli, che possono essere una donna o una persona, possono essere questi ostacoli X, quindi fisici o mentali, e che attraverso questa luce che si vede e che attraversa appunto l'anima, questa persona riesce a superare e a ritrovare la sicurezza che ha dentro di sé, ma che non sa di avere. Questo è Meridiem. Sogno di Giovanna qual è? Perché voglio riprendere l'argomento di poco fa del maestro Ferrara, Franco Ferrara. Quindi, qual è? Il mio sogno è quello di studiare appunto le opere del grande maestro Ferrara, dare un contributo alla sua memoria appunto attraverso l'attività di ricerca e E chi meglio del pubblicazione. maestro Caruso potrebbe essere di aiuto? Esatto, esatto, sì, Carmelo. è Ti stato un mio grande vuole sogno togliere questo. l'egemonia sul No, 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 dire del assolutamente. maestro Ferrara. È molto ambiziosa la giovane violinista. Che Meno dici? male, meno male, meno male, Però... perché l'ambizione è alla base della curiosità, della ricerca, dell'innovazione. Se non si è ambiziosi non si arriva da nessuna parte. Ma in effetti però è un fatto positivo perché tu ti sei battuto tanto per il maestro Franco Ferrara e in effetti se ne parla poco, quindi trovare qualche persona che si interessa a questa figura così grande della musica fa veramente piacere. Certo, infatti dovrebbe essere la normalità questa. E mi fa piacere che Giovanna sia stimolata da questo scopo, questo obiettivo. E mi auguro che
si possa creare, addirittura allargare l'interesse attorno a Ferrara anche attraverso questo tipo di iniziative. Senti Giovanna, ma in effetti c'è una linea di parentela con il maestro Ferrara, la vostra famiglia, poi siete riusciti, perché poco fa ne faceva cenno. Allora, ancora non è appurato, abbiamo fatto delle ricerche, sono, diciamo, tutti i parenti sono deceduti, quindi è difficile, ci stiamo appurando, però io mi sento comunque trasportata, vedo delle somiglianze fra i nomi dei parenti e anche la stessa passione per la musica, perché il maestro Franco Ferrara era violinista, io sono violinista, quindi questa passione per la musica ci accomuna, e poi ci sono tante somiglianze che ho appurato, però non c'è la certezza assoluta, si dovrebbero Che cosa si prova ad essere nominata referente per tutta la Sicilia del progetto Panchina Rossa degli Stati Generali delle Donne? Allora, intanto volevo spiegare che chi sono gli Stati Generali delle Donne. Gli Stati Generali delle Donne nascono come movimento nel 2014 a Pavia, fondato appunto dalla dottoressa Isa Maggi. Gli Stati Generali delle Donne sono un coordinamento permanente che successivamente è diventato un interlocutore autorevole per le istituzioni nell'ambito, che operano nell'ambito appunto dell'economia, della politica, del lavoro e delle donne. Successivamente gli Studi Generali delle Donne diventano associazione, un'associazione appunto con questa associazione nasce per le donne, dalle donne, dove appunto si creano collaborazioni e alleanze con le istituzioni, le scuole e le associazioni. Uno degli importanti progetti che porta avanti e che hanno fondato gli Stati Generali delle Donne è il progetto Panchina Rossa. Il progetto Panchina Rossa appunto nasce da l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne e della violenza di genere. Quindi in ogni comune d'Italia viene stanziata, e in ogni regione viene stanziata una panchina, appunto viene dipinta di rosso e viene affissa una targhetta con il logo degli Stati Generali delle Donne e il numero nazionale antiviolenza, che è il 1522, per ricordare appunto tutte le donne che sono state vittime di femminicidio. Quindi io sono molto molto onorata di rappresentare, di essere referente regionale. Infatti ringrazio la dottoressa Isa Maggi per questo grande incarico. L'ultima panchina che abbiamo inaugurato è stata l'Agenzia delle Entrate, in memoria di Piera Napoli, con il dottore Stellacci, il direttore appunto dell'Agenzia delle Entrate. Io sono molto felice, contenta di rappresentare, soprattutto di dare voce a tutte quelle donne che non ci sono più, che non possono parlare, che hanno amato, che hanno avuto dei sogni e che sono stati purtroppo distrutti, ma che con la panchina rossa appunto avranno voce. Questa tua attività è stata riconosciuta, sei stata anche vincitrice del premio Donne in tutti i sensi, premiata dal Comune di Palermo l'8 marzo del 2016, e poi hai ricevuto anche la tessera preziosa del mosaico della città di Palermo, e sei ambasciatrice della città di Palermo, nominata agli Stati Generali delle Donne. Allora, io penso che la responsabilità c'è, però una persona deve avere sempre un obiettivo, intanto quello di migliorarsi, sì, andare sempre avanti, però rimanere sempre umile. Rimanere sempre, diciamo, per gli altri, dare il proprio sostegno, il proprio amore, il proprio affetto, migliorarsi e dare quella luce della quale appunto hanno bisogno tutti. E secondo me i premi sono quella luce che rispecchia tutto il lavoro che fa quella persona. Ecco, io penso questo. Ritorniamo alla musica, al violino, appunto, che cosa rappresenta il violino per te?
Allora, il violino è la mia anima. È l'anima mia nel violino, questo è, diciamo, un aforisma che Ma hai è. studiato anche pianoforte, però. Eh sì, diciamo, ho conseguito la licenza di pianoforte col maestro Antonello Manco. Però non hai pensato Sì. mai di abbandonare il violino. No, no, il violino è la mia vita. Sì, il violino, il canto, il violino è Giovanna. Cioè, tutti si innamorano del primo strumento che studiano. In realtà non si innamorano del primo strumento, si innamorano della musica. Se poi questa attività la svolgono col violino piuttosto che col pianoforte o con la tromba o col corno o col flauto, poco importa. Poi diventa, la necessità diventa quella di allargare. Veramente l'arte musicale è. No, io non vorrei essere fazioso, ma. È l'arte che in qualche modo coinvolge di più. Coinvolge perché il tipo di Quella, attività forse quella più comunica immediata, che colpisce immediatamente. immediata, ma poi comunica. È una, la musica si muove attraverso le note, non è mai fissa, quindi si può modulare in ogni momento della propria vita. Non ha tempo. Quindi non è importante lo strumento che si utilizza, attraverso il quale si mostra la propria musicalità e si comunica, ma è il messaggio musicale in sé. Lo strumento è un mezzo. Poi si può essere più o meno attratti, ma io ho fatto quando ero direttore, facevo una cosa molto semplice. Per motivi vari, quando i genitori venivano a parlarmi per iscrivere i figli, per sostenere gli esami di ammissione al conservatorio, io facevo fare loro, e sono stato credo il primo in Italia a fare questo esperimento, se non l'unico, facevo iscrivere i figli a più corsi, proprio per dimostrare che. Il fatto che si scegliesse il pianoforte era assolutamente casuale, era determinato da un fatto, sì, magari istintivo, ma legato sostanzialmente a quello che veniva pubblicizzato. Allora dicevo, ma perché non fa domanda per viola, per oboe, per fagotto? Bene, le classi, quelle meno numerose, con questo sistema si sono riempite e alla fine chi si iscriveva per esempio in viola, che era uno strumento normalmente non richiesto, piuttosto che oboe o si diplomava con ottimi risultati e ho dimostrato che quindi il problema non era lo strumento, ma era la musica. Allora, se chi si iscriveva al conservatorio si iscriveva perché voleva seguire e studiare musica. Poi lo strumento era un fatto secondario. Perfetto. Ci fermiamo qua anche perché abbiamo diversi brani da ascoltare di Giovanna, quindi le auguriamo tantissima fortuna e intanto tantissimi complimenti. Buona serata a voi, Grazie. buona serata a Grazie a tutti. voi. Buonasera. Buonasera. Buonasera.